Si è svolta oggi, prima che iniziasse il voto nel Parlamento per il Presidente della Repubblica, un'importante riunione dei Presidenti delle Regioni, una riunione in presenza, come in questi mesi poche volte abbiamo potuto fare a causa del Covid, che ha consentito di mettere a punto richieste forti delle Regioni sul Governo. Innanzitutto una semplificazione in quello che sono i livelli diciamo, di procedure burocratico-sanitarie che hanno finora caratterizzato. Ad esempio, è inutile dipingere le regioni di giallo e arancione, quando in realtà la vera differenza è fra la situazione di mobilità che caratterizza le nostre comunità, le nostre regioni, e quello che significa il sacrificio alla mobilità con la zona rossa. È inutile quindi avere zone bianche, gialle, arancioni, che sia chiaro invece che chi è vaccinato può liberamente circolare, chi non lo è naturalmente ha un green pass che gli impedisce di poter accedere ai luoghi secondo quello che sono oggi le caratteristiche appunto del green pass e della sua legislazione. Secondo luogo la scuola, non è possibile affermare che la scuola è in presenza e poi bastano due positivi per mandare tutta la classe in DAD, senza nemmeno differenziare fra chi è contagiato e non contagiato fra i bambini. Ecco quindi una richiesta che passa dall'identificare solo i positivi e quindi mantenere una disciplina che sia quella da casa della DAD per coloro che sono positivi, ma per il resto la DAD va bene per coloro che sono sostanzialmente non vaccinati. Penso che questa semplificazione sulla scuola arricchisce quello che è il profilo di vita della comunità nel momento in cui si deve ben evidenziare la libertà di movimento di quelli che sono le persone che si sono vaccinate anche nella più tenera età, dai 5 agli 11 anni. La scuola significa quindi regole chiare e contemporaneamente superamento di tutto quello che è l'architrave che porta anche presidi a agire in modo diverso da una scuola all'altra. Noi abbiamo anche avuto l'idea di misure strutturali per quanto riguarda la sanità, misure strutturali a partire da quello che deve essere una disciplina, una regolamentazione dell'accesso alle professioni sanitarie. Non ha più senso parlare di numero chiuso, ad esempio, è una posizione nel documento delle regioni che è forte, come la possibilità per le regioni di assumere direttamente i nuovi medici che si propongono come medici di famiglia, perché quando costruiremo con quello che è il Recovery Fund le case di comunità o gli ospedali di comunità, il personale che vi opera è giusto sia personale che è dipendente di quello che è il sistema sanitario regionale e nazionale. Insomma, un'impostazione che tende a sintetizzare in tre aspetti la richiesta delle regioni al governo che prenderà posizioni: semplificazione, scuola in presenza, ma veramente in presenza, senza tutte le norme che oggi poi con molta facilità mandano in DAD, e una visione della riforma sanitaria che possa consentire di avere alle regioni sempre più la possibilità di sviluppare una politica che è quella che ha sostenuto vaccinazioni, cure e intervento in contrasto alla pandemia, che sono state operate attraverso una legislazione statale, ma poi operativamente chi ha pensato a mettere su una macchina efficace sono state le regioni.